Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come tagliare una mela. Prima di tutto va lavata. Dopodiché, oltre al coltello, potete usare vari attrezzi. Iniziamo col pelamela a ventosa, che pela anche le patate, e le taglia a spirale. Questa levetta gli permette di essere attaccata alla superficie. Basterà passare una leggera mano bagnata, così aderirà meglio. Inserite la mela perfettamente orizzontale a livello del torsolo. A questo punto siete pronti per girare la leva. La mela va inserita fino in fondo. Girando via via la manovella, la mela viene sia pelata che detorsolata e tagliata anche a spirale. Sfilate la mela tagliata e resterà solo il torsolo. Vedete, viene una spirale che può essere facilmente ridotta in rondelle. Sfilate il torsolo. Riaprite anche la levetta per staccare l'apparecchio. Potete lavarlo in acqua corrente ed è pronto. Ora proviamo a usare il levatorsolo che taglia la mela a spicchi, ma non le toglie la buccia. Posizionate il levatorsolo al centro della mela in corrispondenza del torsolo. Le lame taglieranno la mela a spicchi e la parte centrale circolare toglierà il torsolo. Anche questo si lava facilmente in acqua corrente. Ora proviamo a usare il levatorsolo. Questo toglie esclusivamente il torsolo. Non taglia la mela a spicchi e non la sbuccia. Si infila in corrispondenza del torsolo e si fanno dei giri attorno al torsolo per creare un cilindro che poi verrà sfilato facilmente dal picciolo. Potete poi tagliare la mela a spicchi oppure a rondelle. Anche questo si lava sotto acqua corrente.